A circa 5 anni dalla sua scomparsa, di Gianluigi Russo non si hanno notizie. Era infatti il 18 ottobre del 2013 quando l'allora 25enne Gianluigi si allontanò nel pomeriggio dalla casa di Torelli di Mercogliano, facendo perdere le proprie tracce. Il caso, nonostante l'appello della madre Anna e la disperazione del padre Rocco, è stato archiviato dagli inquirenti come allontanamento volontario. Anche gli scomparsi in un'anima, un cuore che batte, i battiti non si possono archiviare, aveva scritto su Facebook la madre. Nonostante la chiusura del fascicolo, le indagini a tappeto senza esito, le ricerche andate a vuoto, il buio totale, in 5 anni di attesa, parenti e amici non hanno mai perso però le speranze di poter riabbracciare un giorno Gianluigi. Come stai? Dove sei? Il cuore di mamma, di Anna, è più forte di ogni ostacolo e tramite social chiede ancora a Gianluigi di ridarle una speranza. Ti amo, mi manchi da morire, scrive la madre, che chiede al figlio di tornare un po' prima, che è meglio, non si sa mai. In questa pazza vita, aggiunge. In questi lunghi 5 anni, nessuno è riuscito a darsi una spiegazione sul perché della scomparsa di Gianluigi Russo. Tante le piste seguite, anche quella che portava le sette sataniche. Dopo il ritrovamento dell'auto del giovane Montevergine, viene accreditata dagli investigatori anche la tesi del suicidio o dell'allontanamento forzato, come soprattutto a caldo aveva temuto la madre, che nel corso di una delle sue prime interviste al nostro microfono aveva escluso con forza l'ipotesi della fuga di Gianluigi. Ma l'operazione di ricerca a tappeto alle falde del Partenio, grazie a un'attrezzata task force, non riuscirono a scovare alcuni indizi utili per risalire al giovane scomparso. In molte città vennero distribuiti volantini e locandine con la foto di Gianluigi Russo, ma anche la serie di avvistamenti avvenuti soprattutto nel Salernitano non diedero buoni frutti. Sulle tracce di Gianluigi anche il detective privato Sergio D'Amore, che con la collaborazione di un pool di esperti avviò un'ispezione parallela all'inchiesta seguita dai carabinieri. Gianluigi è vivo, questa è la convinzione del detective, dopo aver ascoltato anche alcuni conoscenti e parlato con chi aveva incrociato il 25enne poco prima della scomparsa. Dopo 5 anni c'è solo un silenzio assordante sul mistero infinito di Gianluigi Russo. Davvero in questo caso difficile archiviare il ricordo di un ragazzo per bene, difficile rassegnarsi a fare a meno della sua luce e del suo sorriso. Se da un lato gli organi inquirenti hanno ritenuto di fermarsi con le indagini, salvo colpi di scena, la storia di Gianluigi sta a cuore ancora a molti, tanto che nonostante tutto, pochi mesi fa, alla redazione di Chi l'ha visto, qualcuno aveva segnalato la presenza di un clochard dalle sembianze molto simili allo scomparso a Milano. La foto del giovane barbone viene fatta vedere ai familiari, ma purtroppo non emessero riscontri positivi. Insomma, anche se la macchina delle ricerche si è fermata, la speranza di rivedere Gianluigi è sempre viva.